Bentornati cari amici radioascoltatori su Radio News 24 Web, io sono Rossella Carta e questo è On Air Interviste e Storie. Oggi parliamo di flair bartending e abbiamo qui con noi un esperto del settore direttamente dalla Sicilia, Rosario La Terra. Ciao Rosario, benvenuto! Ciao ragazzi, come andiamo? Tutto bene? Grazie Rosario per essere qui con noi, tutto bene, tutto bene. Allora, come dicevo, tu sei un flair bartender. Allora, prendici per mano e guidaci alla scoperta della tua affascinante attività e professione. Allora, il bartender è colui che lavora dietro un banco bar che fa i cocktail in maniera scenografica. Maniera scenografica perché flair significa fare con abilità e facciamo abilità tutti i cocktail in una maniera più spettacolare che ci può essere. Siamo pochi ancora i flair bartender, stiamo emergendo, però fidatevi che è un bel lavoro, un bel mestiere perché conosciamo gente, persone e quindi è bello per la movida Ma notturna. com'è nata la tua passione per appunto questa disciplina, questa Allora, la mia professione? passione è nata dai tempi della scuola Alberghiero e quindi vedevo anche questi professionisti all'inizio che si ci andavano a fare flair, però adesso il flair è a livello internazionale, a livello mondiale, e quindi molto più difficile e molto più scenico. E quindi da quando ero piccolo è nata questa mia piccola passione. Ma hai effettuato degli studi, o sei Ecco. Io ho fatto completamente... degli studi all'inizio, ho studiato dei corsi di formazione. Fino a quando adesso, oggi, sono io che faccio veramente corsi di formazione tramite un'associazione internazionale che si chiama WFA o WAFA, che è l'unica che può certificare un bartender flair approvato in tutto il Quindi sei diventato insegnante. mondo. No, è diventato esaminatore, il termine preciso diciamo esaminatore si chiama. Esaminatore. Perfetto, perfetto. Qual è l'aspetto che più ti appassiona di questo lavoro? L'aspetto che mi appassiona sono i cocktail, perché andando quando dai cocktail fai flair, regali emozione al cliente, sorrisi, gioie e poi vedi tutta la scena, tutto il cliente che si diverte, tutto, quindi un bel feeling che nasce fra il cliente e il Perfetto, benissimo. Vuoi farci vedere qualcosa? Dato che... sì, qualcosa così di base. Vi spiego più o meno che cos'è Vai. l'esibizione flair e working flair. Sì. Working flair con bottiglie piene, quindi vado a fare dei movimenti di base, tipo dei lanci così, e l'esibizione flair invece sono dei movimenti che vado a fare con un'esibizione di rotazione delle bottiglie. E quindi quando vai a rotare le bottiglie, vai a fare questo show che viene fatto tutto in flair, lanci. È tutto quello che viene sempre per la costruzione di un cocktail, ricordiamoci, perché Quali siamo dei sono i tuoi cocktail cocktail aperti. preferiti che ti piace creare? Sì, andiamo. Wow! Se vuoi posso Che aprire anche qualcosa di più difficile. meraviglia! È quasi ipnotico, veramente! Cioè... Sì, perché praticamente attira veramente l'attenzione del Sì. cliente. E tu che per fare il tuo cocktail? Oltre a fare il tuo cocktail e tutto, vai a fare tutte queste movenze, che è una movenza bella anche da vedere. Certo, complimenti, complimenti. Mamma mia! Wow! Ma Come quali sono? possiamo fare questo? Scendi, sali, sempre con il liquido Oddio! e poi vai a servire. Cioè, tu giochi con la fisica praticamente. Anche. Fantastico. Cosa ci hai preparato? Cosa ci offri? Allora, al momento, tipo come cocktail o quant'altro, mi devo attrezzare perché vi sto facendo vedere al momento solo la parte scenografica di questo lavoro che abbiamo. E quindi vi sto facendo vedere solo la parte visiva e Perfetto. Ma quali sono i cocktail che esibizionistica. preferisci I preparare? cocktail che preferisco sono tipo il Long Island o
oppure con margarita cocktail, che sono dei cocktail abbastanza buoni. E per le ragazze, diciamo, Sex on the Beach, Cosmopolitan, e quindi, diciamo, dei cocktail più accattivanti con il frutto della passione. Certo, benissimo, perfetto. E dove lavori tu? Dove operi? Attualmente lavoro all'azienda di Siracusa, dove sono flair bartender, bartender, bar manager, e mi gestisco tutto quanto io il locale, grazie ai proprietari che mi danno la massima fiducia, perché sono cresciuto grazie a loro. Sono entrato nell'azienda che aveva 20 anni, adesso ne ho 30, e quindi veramente mi hanno fatto fare una grande crescita. Tutto quello che sono lo devo a loro, perché mi mandano a fare sempre formazione. Ah, ecco, bellissimo. Quindi sono già 10 anni che sei in questo settore. Quasi 10 anni che sono in quello locale, in questo settore, sì. Bene. Perché il tempo della scuola che esci, fai qualcosa, ti decide e poi... Certo, decide. Benissimo. Tu hai anche viaggiato molto con la tua professione. Io ho viaggiato, sono stato per i miei training, corsi di formazione, gare, in giro per il mondo, Londra, Budapest, in Sudafrica, in Mozambico, dove ho ottenuto un corso dopo una masterclass di formazione. Wow. E dove mi sono girato in varie TV, anche locali, che ho fatto degli spettacoli e degli show. Benissimo. Progetti futuri? Progetti futuri, al momento altre gare, altri corsi di formazione, e poi sto collaborando con delle aziende di prodotti tipici, sciroppi, mixer, quant'altro, si cocktail, che si chiama Upgrade. E sto lavorando anche in blog didattico, blog, cioè questi blog su internet che nascono sui bartender, tipo con Gloria Pierucci, che lei fa una rubrica sui barman, sui bartender, dove sono la protagonista, che si chiama The Blue Room, e dove mi curano gli articoli e tutto, e pian piano ci stiamo movimentando da. Benissimo, per portare questa bellissima figura, per questa bellissima figura professionale che venga più conosciuta e diffusa, diciamo. Grazie davvero Rosario, è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere poterci tuffare un pochino nel tuo bellissimo mondo. Menzioniamo i tuoi canali social a beneficio dei nostri amici radioascoltatori. Possiamo trovarti su Instagram come Rosario_FlairLT, su Facebook Rosario La Terra, e anche il tuo sito web, appunto, possiamo trovarti sui canali social. Sì, e anche su Google metti Rosario La Terra, qualcosa spunterà. Esce tutto, direi che esce tutto, perché sei molto famosa. Grazie davvero, un grandissimo in bocca al lupo per la tua attività, per la tua grandissima passione. Continua così, grazie davvero. Grazie mille a voi ragazzi, un abbraccio. Un abbraccio anche a te. Il nostro viaggio non termina qui, io vi aspetto per nuove interviste e nuove storie su ONR Radio News 24 Web. Restate con noi.